Amici, come state? C'è buio, lo so, devo accendere le luci. Ma sapete che ci sta un bel caffè prima di partire col video? Dai, facciamoci un caffè. In questo momento lo voglio chiamare aspettando che la spia verde si accenda per lanciare il mio caffè. Devo dire che questo caffè della Dolce Gusto è veramente buono e non è sponsorizzato questo video, ve lo dico così, d'amblè per dirvelo. Eccoci qua. Allora, di cosa voglio parlarvi? Il mio canale sta subendo un'evoluzione, nel senso che quest'anno è l'anno, diciamo, decisivo, il mio trampolino di lancio. Stanno succedendo un sacco di cose positive e, tra l'altro, il mio blog sta crescendo in una maniera esagerata. Quindi il bloggaro.it, per chi già mi segue. Cosa voglio dire? Che sicuramente sul canale si affronteranno un sacco di argomenti nuovi e, visto che comunque, come ben sapete, per chi mi segue, io vivo a Sanremo, quest'anno ci dedicheremo per bene anche al Festival di Sanremo. Per tanti aspetti, sia tecnologici che non, ma anche per aspetti musicali piuttosto che di intrattenimento e gossip e quant'altro. Ho fatto una richiesta agli uffici della Rai ieri, per quanto concerne la richiesta di avere gli accrediti per poter accedere a sala stampa, eventi e quant'altro, il più possibile per poter scrivere sia articoli sul mio blog che pubblicare contenuti sul mio canale YouTube inerenti al Festival di Sanremo 2023, quindi il 73esimo Festival della Canzone Italiana. Ho pubblicato, e vi consiglio di andare a vedere, trovate tutti i link in descrizione nei commenti, un piccolo articolo sul mio blog, il blogar.it, dove vado a spiegare anzitutto dove andare a acquistare e come acquistare i biglietti per il Festival di Sanremo del 2023. Seguirà anche un altro articolo dove, appena riesco a capire quale sarà la metodologia e le date, come riuscirò a ottenere i biglietti poi per domenica in. Ma questo poi ne parleremo in un articolo, quindi seguitemi, mi raccomando, anche sul blog, che è un blog personale, parlo di un po' di tutto, tra l'altro parlo anche tanto delle strategie di marketing, trucchi di marketing, tutto quello che concerne il mondo di WordPress, e-commerce, quindi tutto quello che sono i miei argomenti, ma sono qua anche per parlarvi di un'altra cosa, che ormai è un dato di fatto che lo sviluppo che ha avuto il mio canale negli ultimi mesi è stato tale da farlo diventare comunque una vera e propria professione, così come anche come dire, tutte le attività complementari, quindi le varie affiliazioni, che possa essere Amazon piuttosto che altri fornitori, piuttosto che anche attività complementari quali per esempio la pubblicazione di libri. Come voi, chi mi segue lo sa, io ho pubblicato due libri nel giro di un anno più o meno, uno che è inerente al mio vecchio lavoro che svolgevo temporaneamente, che era quello di guardia giurata, e quindi ho pubblicato un vademecum operativo per poter superare l'esame per il DM154 ferroviario, per poter lavorare in stazione, quindi passare l'esame in questura. E poi ultimo degli ultimi giorni è un ottimo libro, un'ottima guida che vi spiega come avviare il vostro business online nel 2023. Appunto, il titolo del libro è 2023, avvia il tuo business online. Trovate tutti i link in descrizione nei commenti. È un tutorial veramente utile, una piccola guida, sono una sessantina rotte di pagine sulla versione cartacea, ma c'è anche il formato Kindle. Il formato Kindle costa 9,90€,
il formato cartaceo costa 19,90, quindi potete tranquillamente risparmiare 9,90 euro per avere un vademecum di 60 pagine dove vi spiega per filo e per segno come avviare, partendo da zero senza competenze, un business online nel 2023. Poi ovviamente se volete approfondire maggiormente o vi serve l'appoggio di qualcuno che sia in grado di aiutarvi, beh, sono qui, quindi potete farmi le richieste che volete, contattarmi tramite il sito massimopellegrino.net e fissare anche un appuntamento per una call, piuttosto che richiedere anche un preventivo e quant'altro. Sarò ben lieto di potervi aiutare nel migliore dei modi. E che dire, sono veramente contento perché io sono sempre stato e continuo tuttora ad essere un lavoratore dipendente, perché comunque fare lavoratore dipendente ti dà tanta sicurezza. Certo che vi assicuro che è possibile appunto fare sia lavoratore dipendente che fuori dalle ore del lavoro dipendente andare a applicare le vostre competenze per un'attività vera e propria. Dove sta il vantaggio? Che se siete dei lavoratori full time, l'apertura della partita IVA, soprattutto nelle competenze che ho io, si tratta di avere come tipologia di partita IVA una ditta individuale dove si è obbligati a pagare l'INPS ogni 3 mesi. Ma se avete un lavoro full time, quindi 40 ore, e siete già assunti e quant'altro, quindi avete un regolare contratto d'assunzione consigliato ovviamente a tempo indeterminato, l'INPS non lo dovrete versare per la partita IVA con la gestione separata, in quanto ve lo verserà già il vostro sostituto d'imposta per intero, che è appunto il vostro datore di lavoro. Questo è perché ho voluto fare questo video, per spiegare come diventare imprenditori partendo da zero. Per questo io ho pubblicato il mio libro Avvia 2023, Avvia il tuo business online, perché comunque è un modo di spiegarvi un attimino e darvi l'input. Se avete sempre avuto quella dedizione per il business, per fare qualcosa per conto vostro, ma non avete mai saputo come fare o non avete mai trovato il coraggio, beh, acquistate il libro e vi spiego tutto. In più sono l'esempio ovviamente, io sono nato come informatico, tecnico informatico, anche un pochino programmatore negli anni passati, ma adesso sono diventato un sistemista. E ho cominciato a sviluppare siti web, fare un po' di grafica, ho cominciato a occuparmi di SEO, di lì sono passato al web marketing, al marketing e al web marketing, alle campagne pubblicitarie, alle Google Ads, alle Facebook Ads, Instagram, alle ads su TikTok e così via. Cominciare a gestire un personal brand, come sto facendo anche per me stesso, no? Sono la dimostrazione appunto, e vado fiero, sono proprio contento di come si possa diventare imprenditori partendo da zero. Basta avere delle competenze e cominciare a mettere in proprio. Avete delle abilità? Beh, offrite i vostri servizi anche su subito.it, pubblicate un annuncio, cominciate a dire, si comincia così, io ho cominciato così, mettete un annuncio che sapete, ovviamente adesso su subito.it gli annunci per i servizi te li fanno pagare. Però comunque l'investimento è talmente ridicolo che ci potrebbe anche stare a farlo, vi assicuro che i risultati arrivano, le chiamate arrivano. Provate, iniziate da zero, mettete le vostre competenze, oppure come disse in un vecchio video che lo rese poi famoso il grande Michele Molteni, che saluto e comunque perché sono un suo grandissimo follower, come ben saprete, lui fece un video dove spiegò come ha fatto diventare imprenditore partendo da zero o con 0 euro, se non sbaglio, perché disse che aveva fatto, messo in vendita, mi sembra su subito.it, proprio un calcetto, non avendocelo, nel senso che lui l'ha messo a questi prezzi di vari fornitori, l'ha messo in vendita, quando gli è arrivato l'ordine lui tramite il fornitore l'ha fatto spedire direttamente, ha fatto diciamo un'operazione di dropshipping. Lui ha cominciato così e poi si è creato un magazzino enorme, ha cominciato a vendere, noleggiare attrezzature per le feste, eventi e quant'altro. Poi ha avuto lo sviluppo del canale YouTube e quant'altro, ma voglio dire, lui è stato in gamba perché ha creato un canale di intrattenimento incredibile. Si è avviato un business incredibile, che dire, non possiamo fare altro che fargli i complimenti, e sicuramente può fare da punto di riferimento, come tanti altri YouTuber che ci sono in rete. Adesso ho menzionato Molteni perché è una persona che stimo moltissimo, è una persona molto naturale e spicciola, che dice le cose chiare come stanno e è molto in gamba.
è giusto che le persone così abbiano, riescano a realizzare determinati sogni, arrivare a determinati tipi di business dove portano anche comunque sicuramente a guadagnare bene, ma se lo meritano. Per quanto mi concerne invece sono sicuramente a un livello più basso di business, ma bisogna sempre pur cominciare da qualche parte. Ma il canale YouTube, quest'anno è l'anno del canale YouTube, del mio blog, del libro, quindi ho pubblicato il mio secondo libro, uscirà un romanzo entro quest'anno, spero, ma direi proprio di sì, un romanzo scritto direttamente tutto da me di nuovo, sempre pubblicato sulla piattaforma Amazon KDP. Seguirà sicuramente un video dedicato alla piattaforma Amazon KDP, che sarebbe Amazon Kindle Desktop Publishing, comunque Amazon KDP, che è la piattaforma dove voi potete pubblicare i vostri libri, metterci le copertine. C'è anche il software apposta da scaricare, Amazon Kindle Create, che serve appunto per realizzare il libro e te lo esporti in formato, non mi ricordo l'estensione K e qualcosa, oppure in formato PUB, e c'è pure il PUB anche convertibile in PDF. E vi assicuro che è un ottimo strumento, basilare ma ottimo, per pubblicare libri su Amazon. E non è difficile, però se voi non l'avete mai fatto e non lo sapete, giustamente potreste dire: beh, sì, beh, guarda, ho pubblicato un libro su Amazon, ma come si fa? Beh, andate su Amazon KDP e iniziate a provare. Ma se attenderete qualche giorno, arriverà un mio tutorial dove vi spiego un attimino come funziona. A parte un tutorial, proprio vi spiego a livello teorico come funziona il sistema di Amazon Kindle per pubblicare i libri. Tornando al fulcro dell'argomento, questo vuole essere un video per invogliarvi, no? Perché vedete, ho cominciato il video differente dal solito, non sono nella mia postazione, sono qua in soggiorno da me, mi sono preso un caffè, volevo fare una chiacchierata con i miei follower, con i miei iscritti, anche con i nuovi che si iscriveranno. Tra l'altro c'è un'ottima percentuale di visualizzazione, ma non tutti vi iscrivete al canale. Se guardate il video, mettete anche iscriviti, che magari così rimanete anche aggiornati poi sulle prossime uscite dei miei video. Si comincia così. Io ho, come voi tutti immagino, seguo determinati youtuber e di loro ogni video che esce mi arriva la notifica e me lo vado sempre a vedere. Poi vabbè, io sono un po' di parte perché facendo lo youtuber, il content creator, che vi ricordo, fare lo youtuber e il content creator sono due cose diverse. Il content creator è una cosa molto più ampia, uno può creare contenuti anche su un blog, su un sito internet. Comunque, se volete capire come e che cosa so fare veramente, l'avrete già capito seguendomi sul mio canale YouTube, ma andatevi a vedere il mio sito massimopellegrini.net, dove c'è scritto proprio tutto e trovate anche tutti i link per acquistare il libro, sia sui miei siti, che quindi su massimopellegrino.net, che sul bloggaro.it, che in descrizione nei commenti, anche per acquistare il libro, che ve lo consiglio assolutamente. E ovviamente, per poter iniziare a creare una vostra attività, un vostro business, bastano pochi passi, seguite quello che vi spiego nel libro, ma preparatevi anche la giusta attrezzatura, almeno uno smartphone con una buona fotocamera, una stampantina. Tra l'altro io mi sono comprato una stampante HP DeskJet 3750, una figata pazzesca, ti fa l'ordine delle cartucce in automatico, ti arrivano a casa direttamente, cioè fantascienza. Un computer portatile almeno, così devi attaccarci uno schermo esterno per poter lavorare meglio. Io lavoro infatti con un monitor da 27 pollici, è fantastico, è una sedia ergonomica da gaming perché la postura sul lavoro è molto importante. Quindi computer, monitor. Se avete un portatile consiglio sicuramente tastiere e mouse a parte per avere una ergonomicità migliore, perché lavorare col trackpad non è il massimo, e una stampantina, un treppiede come sto usando in questo momento per tenere l'iPhone per registrarmi, e di lì capite che non servono tante cose per iniziare a fare business. Parliamo di business online, ma le vostre competenze poi possono anche diventare offline, perché i vostri servizi di consulenza li potrete andare anche ad offrire alle aziende, piuttosto che qualcosa che siete bravi a fare. Nulla vieta che iniziate online facendo, tipo come ha fatto Molteni, una specie di dropshipping su subito.it, di vendita di qualcosa, e domani diventa il vostro core business e la vostra vendita viene anche offline, avendo un negozio fisico, un magazzino fisico dove andate a vendere i vostri prodotti, e invece di vendere un calcetto da 500-600 euro, dove magari ci guadagnate 50-100 euro, ci ricavate 50-100 euro perché ci dovete pagare le tasse, invece magari andate
invece che un calcetto magari ne vendete 100 di calcetti, no? E quindi invece di 100 euro avete 10.000 euro di ricavo. E tutto proporzionato al quanto voi vi dedicate e darete costanza a quello a cui vorrete arrivare. Se come me, tra le varie cose, vi state buttando anche su YouTube per provare, poi un giorno chissà trarne un profitto, sappiate che iniziare su YouTube per trarne profitto non si arriva da nessuna parte. Iniziate YouTube con la, parlando dei vostri argomenti preferiti e arrivando comunque a una vostra nicchia di settore, comincerete a creare la vostra community, probabilmente riuscirete ad avere il vostro piccolo successo. E una volta ottenuti i primi mille iscritti, che quelli si arrivano, ma più difficile ottenere le 4.000 ore di visualizzazione in un anno, vi troverete che poi potrete attivare la monetizzazione su YouTube, quindi cominciare a guadagnare dalle pubblicità di YouTube attivando l'account AdSense, che vi consiglio di attivare già prima e collegarlo al vostro blog, perché adesso tra l'altro l'account AdSense, prima che venga accettato per monetizzare con un blog, non è come una volta che facevi la richiesta e si attivava, mesi che viene rifiutato, poi devi aspettare un mese e mezzo perché poi puoi rifare la richiesta. Cominciate intanto a chiederlo, così vi sistemate col vostro sito e cominciate a monetizzare le pubblicità del vostro blog. Consiglio di attivare le pubblicità sul vostro blog, perché può essere una piccola fonte di reddito. O comunque potete appoggiarvi anche a piattaforme quali, per esempio, che io uso personalmente, che è Altervista, non è sponsorizzato questo video, e nel quale ci sono anche i banner messi da Altervista per poter guadagnare, ma i guadagni più grossi sicuramente, a mio avviso, vi arrivano da Google. Però se abbinate le due cose, tra l'altro potete avere anche il dominio gratuito per iniziare. Se volete partire investendo zero, potete investire zero, vi aprite una mail Gmail, il sito vostro nome .altervista.org, apposta, avete un sito internet e quant'altro. Io sinceramente preferisco cose più professionali, quindi avere il mio nome .it.com e avere la mia mail info@nomedominio.it.com. Comunque, questo è un video proprio per dirvi, è possibile nel 2023 iniziare da zero un business senza spendere un euro? Sì, è possibile, datevi da fare. Ci sono tantissime strade, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Non so perché sto girando per casa così, per fare un po' di scena, un po' di sciaratto. Comunque, ci vediamo in un prossimo video. Grazie di avermi seguito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per notifiche e mettete like al video e commentate se volete seguire con l'algoritmo di YouTube, quindi a portare i contenuti sempre migliori sul canale e quindi a guadagnare più soldini. E quindi, che dire, grazie di cuore per tutto il supporto che mi state dando. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao amici, a presto.